Premetto dicendo, scusa Penny, scusa enormemente, però, io questo Midsommar non l'ho trovato all'altezza di come tutti ne parlavano, perché sentivo persone che lo osannavano al massimo un Paua, che lo definivano il film dell'anno, l'horror più rivoluzionario rispetto agli altri di tutti i tempi, Carpenter, levati, Aster, genio. Craven a quel paese, Aster, dio supremo dell'horror. Sì, però non sono riuscito a godermelo quanto molti se lo stessero godendo. E allora l'ho dovuto rivedere una decina di volte, ma sempre che vivevo le stesse emozioni. Quindi scusatemi se durante questa recensione sarò un po' più critico rispetto al solito, però questa è la recensione di Midsommar, il villaggio dei dannati. Che comunque Midsommar il villaggio dei dannati, Midsommar il villaggio dei cannati, sempre che comunque di quelle erbe aromatiche si fanno. Cominciamo con la parte non spoiler, prima di tutto. Perché il film tecnicamente parla di questa Florence Pugh, che interpreta una ragazza di nome Dani, che ha perso i genitori e la sorella in un incidente, allora viene portata dal ragazzo e dagli amici del ragazzo, un po' controvoglia, in un paesino sperduto chiamato Midsommar, Felice Midsommar, dove per l'appunto, che significa mezz'estate, e per l'appunto si festeggia il rito della mezz'estate. Tra gli amici c'è uno dei familiari e allora ci vanno, però scopriranno che non è tutto così scontato. E diciamo che la trama tecnicamente è un po' scontata, anche se, come ha detto il buon Frusciante, chi era Frusciante? Sì, credo sia stato Frusciante. Sì, Frusciante, ti saluto. Beh, ambientare un horror di mattina con la luce del sole è qualcosa di apparentemente strano, perché questo non ha il compito, questo film non ha il compito di spaventarti, ma più che altro di disgustarti, di farti venire un po' di ansia, di timore. Questo, secondo me, lo fa venire alla perfezione. E con questo, insomma, si meriterebbe un 10, perché comunque i temi, l'ansia, li sa far venire bene. Secondo me, molte volte le riprese, che comunque sono apparentemente fatte così, ovvero tipo vengono girati due ciak in due ambientazioni diverse che poi vengono montate tra di loro senza fare enormi giri di campo, senza fare enormi ciak, senza tipo inquadrare la mascella sinistra della più e dopo inquadrare il sedere della più, inquadrare i capelli della più mentre lei sta parlando. Tipo viene messo qualcosa di fronte alla porta e ti fanno vedere dallo specchio che sono entrati Demi e compagnia bella e poi un'inquadratura dalla parte degli amici. Non so se avete capito l'esempio. Quindi devo dire che la regia è magistrale, però avrei preferito se fosse stata in certe scene meno fissa, perché molte volte ti distoglieva lo sguardo, dato che i protagonisti erano immersi in un sacco, in un ambiente pieno di luoghi. Basta pensare che se guardate in alto pure gli alberi potrebbero avere dei volti. E il film, come al solito, ormai è dell'impronta riconoscibile di Aster, che si è creato una strada e anche un'idea di cinema. E quindi darò a questo film il 7,3 su 10.
perché è un film che mi è piaciuto tanto, però non posso osannare come l'hanno osannato tutti. Adesso, se non avete visto il film, meglio andarsene perché vi rovinereste delle belle sorprese, un bel traumetto. State tranquilli, a me un bel traumetto è venuto. E vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanella e sì, anche commentare, che tanto non mi dà fastidio. Anzi, creiamo anche una bella conversazione. Ok, allora, io durante le scene di sesso non è che sia contrario, però mi fanno schifo. E mamma mia, il finale di Midsommar, che cos'era? Perché sembra che nel finale dei film di Ari Aster tutti perdano la testa, tutti abbiano questi occhi accesi, ma anche in Hereditary c'era questa cosa. E quindi è un po' strano, perché si vede i personaggi nel loro modo della follia, la più Demi. Adesso che mi ricordo i personaggi, è normale, ben antica. Se mi ricordo solo il nome della più, dopo aver visto il film 12 volte, scusatemi, ci sarebbe da preoccuparsi. 12 volte, forse 13, perché ora me lo sono finito di vedere, eh? Quindi, secondo me, il gran problema del film è che l'impronta di Aster deve per forza essere osannata, perché secondo me, se questo film fosse stato fatto da qualcun altro, a parte il fatto che Aster ha un tocco riconoscibile, quindi secondo me questo film è stato troppo osannato dalla gente. Per me è un 7 più, per me il 7 più già un voto alto. Non è il film ottimo e supremo, però è un film molto ben fatto. Ho dato 7 più a rari film. E secondo me questo Midsommar se lo merita, perché insomma, dai, le emozioni sono la cosa fondamentale. Che a discapito di una trama un po' banale che va avanti di scene contorte, di un po' di. Questo non è il classico film con una trama, perché il film può avere la trama fino ai 35 minuti, quando si arriva a Felice Midsommar, e da lì si comincia a precipitare in una spirale di paura. Perciò, beh, paura, non so come specificarlo. Comunque vi dico che il film è molto bello, veramente godibile, ve lo consiglio. Gli ho dato il 7.2 perché, insomma, dai, se lo meritava. In conclusione, facendo la sintesi, otteniamo che Midsommar è un ottimo horror degli ultimi tempi. Secondo me Aster è uno dei migliori registi nel campo horror degli ultimi anni, però è troppo osannato dalla critica. Mi dico solo questo, ti dico scusa, Penny, perché io mi sono sforzato di vedere un lato buono in cose che non avevo gradito più di tanto, ma se c'è un errore, sapete, io se c'è un errore devo per forza contarlo, non posso chiudere un occhio. Eh sì, lo so. Tranquillo, Penny, adesso puoi infangare nella merda La La Land quanto vuoi, tranquillo. Noi ci vediamo al prossimo video dal vostro Nick Wilde. Ciao!